Metti un po' di SpongeBob, giusto? Qualche, un po' di condimento esplosivo? Direi, no? Cosa? Che sta succedendo? Ma porca miseria, ma mai una volta che riusciamo a finire una ricetta? È mesi che lo stiamo inseguendo. Abbiamo seguito la scia di Krabby Patty fino a questo posto e deve essere assolutamente qui. Oh, sarai mio piccolo SpongeBob, ma... Oh, oh, c'è la security. Salve, signore. Posso per caso entrare? Devo incontrare un mio amico. Dai, Luca, fallo fuori! Fallo fuori, non mi fa passare! Brutto bastardo, brutto pesce bastardo! Sì! Grande! Ora possiamo entrare all'interno del Krusty Krab. Scendi! Arrivo, mio eroe. Ma sei andato a caccia di giganti, Luca? Nel tempo libero, sabato sera. Sganciati l'attrezzatura per i titani e andiamo all'assalto perché... SpongeBob è lì dentro e dobbiamo assolutamente scovarlo. Andiamo! Ovviamente nessun testimone, ricordatelo uomo pollo. Andiamo. A iniziare da quello che saluta dalla finestra, direi. Brutto bastardo, come osi? Oh, oddio, oddio, l'ho ucciso. E sta continuando a salutare. Mi spiace piccolino, ma dobbiamo fare. Anzi, che dico, io sono un temibile bandito. Dobbiamo assolutamente entrare e fare stragi tutti presenti. O forse no, o forse possiamo un po' divertirci con loro. Che ne dici, uomo pollo? Sì. Possiamo iniziare da questo simpaticone qui. Ma sbaglio, è un mezzo cannibale, sta divorando il suo amico. Potremmo aiutarlo. Mettiglielo in bocca, Luca, anzi lo faccio io. Osserva bene questa scena perché la rivedrai in tutti i tuoi incubi peggiori. Oddio! Oddio! Non so cosa abbiamo fatto. È stato un misto fra l'inappropriato per i bambini e l'inappropriato per i bambini. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. No, non farlo. Almeno se devi eliminare le prove, fallo per bene. Scusami. Ucciso. Fallo per bene. Vedi, il fuoco purifica ogni cosa. Gli altri clienti non si sono accorti di nulla? Mi sa che un cliente purtroppo che era in coda... Ha avuto un infarto. Penso. Sì, decisamente. A forza di mangiare hamburger, ovviamente il colesterolo l'ha ammazzato. Beh, mi pare ovvio. È arrivato Squiddy! Oh mio Dio, probabilmente ha assistito al cliente che esplodeva. Salve, signor Squiddy. Cos'è che ordiniamo noi? Io vorrei un po' di calamaro, che dici? Soltanto che io di calamari non ne vedo troppi intorno. Tranne uno qui che abbiamo qui davanti. Potremmo friggere un po', Squiddy. Che dici? Sì. L'arpionamento. Ah, un arpione. Oddio. No, no. Cioè, che dico? Mi piace il sushi. Vieni qua, bello squiddino. Mi indichi la cucina, signor pollo. Di questi superstiti cosa ce ne facciamo? Rimangono qui? Oh, oddio. È abbastanza coriaceo. È un pesce pietra. Lo spari tutto. Sì, esatto. Dove non batte il sole. È il suo anno d'Achille. Ve lo colpisca. Aspetta, dove è finito Squiddy? Ah, oddio. È vero. Dove è finito Squiddy? Ha approfittato della confusione per scappare. Dove è finito quel bastardo? Ah, fate largo. Dove è finito? Vedo sangue. Vedo Krabby Patty. Ma Squiddy? C'è traccia di Squiddy. Dove è finito? Qui dentro. No. No, rimani là. Stai molto bene. Sei così carino. Come un gattino. Come i gattini che si mettono nelle scatole. Aspetti. Guarda che c'è lì in alto. Disgraziato. Mr. Krab, cosa fa lì in alto? Questo piccolo bastardo si è nascosto da noi. Non ha il coraggio di difendere il negozio con la sua vita. Dunque, sai cosa facciamo? La vita gliela togliamo noi. Ma sulla griglia! Mettilo sulla griglia! Griglia, 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 griglia. Oh mio Dio, no! Le chele sono la parte più appetitosa, no! Ho un bel po' di appetito oggi. E ci mangiamo un bel... Agli spasmi, sta cercando di scappare. Si sta ribellando. Tienilo fermo. Giovanna d'Arco ha passato questo di peggio. Oh, cosa gli stai facendo? No. Almeno sì. Non farlo morire con la testa conficcata nella cosa, nella piastra. È bellissimo però. È un bellissimo falò. Mi sta venendo un certo appetito. Oh sì, dai. Dagli una bella rosolatina. Fallo saltare, fallo saltare un po'. Mi sa che ha smesso di muoversi. Vabbè, casomai dopo torniamo per il pranzo. Dobbiamo intanto rintracciare Squiddy. Oh... Perfetto. Abbiamo piantato la nostra bandiera su di lui. Adesso possiamo andare. Dobbiamo rintracciare Squiddy e poi trovare quel fottutissimo SpongeBob e farci dare da lui la ricetta del Krabby Patty. Oddio, l'ho visto! Eccolo! Beh. È lì in fondo, è in cima! Disgraziato. Colpiscilo! Cecchinalo da qui. No, dobbiamo salire. Non dobbiamo dare troppo nell'occhio. Se ci sgamano a fare questa cosa, mio Dio. E poi soprattutto lui potrebbe scappare un'altra volta. Non è che un'altra tuta tridimensionale per me. Ne ho tre o quattro nella tasca dei jeans. Ti tocco tutto. Vieni qua. Vabbè, tu prendi la scala. Io mi sento tanto Attack on Titan oggi. Quindi mi sa che userò la tuta tridimensionale. Oh, come funziona?
se io faccio così. Wow, sono salito, è velocissimo questo sistema. Sali anche tu. Oh, perfetto, complimenti per il realismo della tua scalata. Andiamo ora. È nascosto qui in mezzo, dobbiamo assolutamente trovarlo. Potrebbe andare alla polizia, eccolo. Ok, sei pronto al fuoco. Mi sto mirando la testa. Fuoco! Prendilo! Sta parando tutti i colpi. È così veloce che para tutti i colpi con i suoi tentacoli. Dobbiamo trovare e escogitare un altro sistema. Aspetta, forse ho un'idea. Geronimo! Oh, yes, sta bruciando. Per te è finita, Squiddy. Senza il tuo naso non puoi più nulla. Penso. Fallo fuori, che non mi fido. Fallo morire di una morte lenta e dolorosa. Dobbiamo tagliare a pezzettini. Hai un machete? Dimmi che hai portato un machete oggi. Vediamo un po'. Qui nella tasca del pantalone. Ah, sì, eccolo qua. Oh, perfetto. Vai. Vai, mio maestro di sushi. Vai. Ok, perché hai tirato fuori gli arpioni? È così che fanno il sushi dalle tue parti con gli arpioni. Sì, sì, tranquillo, tutto normale. Ma dopo mi raccomando, togli, che mi si infilano in mezzo i denti gli arpioni. È difficile toglierli. È il sushi meglio tagliato che abbia mai visto. Complimenti. Ma aspetta, ci stiamo distraendo. SpongeBob deve essere da queste parti. Dobbiamo assolutamente trovarlo. Siamo qui a perdere tempo con i suoi amici, quando in realtà potrebbe essere qui che si sta nascondendo da qualche parte. Non spari ai poveri innocenti. Dobbiamo proseguire la nostra esplorazione da un'altra parte. Qui ho visto una porta. Forse potrebbe nascondersi qui. Buongiorno. Che tanfo. Ah, Cristo, cosa sono i bagni? Ah, che schifo. Ok, vediamo se è uno di questi stalli. Non si apre, è chiusa a chiave. Ma porca mia, bisogna sfondare. Via. Oddio. Oddio, ho fatto fuori un cliente. Ma questo era Foxy. Sono affezionato a Foxy. Vabbè, proviamo questo. Se non si apre, chiusa a chiave anche questo. Fuoco. Eccolo. L'abbiamo trovato. Oh sì, per te abbiamo in mente un qualcosa di molto molto bello. Mettigli la faccia nel cesso. Sì. Oh, dici dov'è la ricetta in carbo impatti. Diccelo. Aspetta che mi scappa un po'. Aspetta che mi scappa un attimo. Aspetta, fai un attimo, che ho anche jeans complicati da sbottonare. Un attimo. Mettilo qui sotto. Ora ci confesserà dov'è la ricetta dei Krabby Patty. Pensaci subito dov'è la ricetta dei Krabby Patty. Mi sa che gli sta piacendo. Ma per caso per caso è il nipote di Trump? Questo è Golden Shower. Forse è pronto a confessarci dove si trova la ricetta. Ora ci accompagnerà dove si nasconde la ricetta dei Krabby Patty. Seguimi. Ci sta portando verso questa porta. Oh mio Dio, grazie per l'informazione. Ora non mi serve più. Oddio, attenzione. Abbiamo un piccolo problema. Signor Luca, penso che sia un'esperta di karate. Ho molta paura che la situazione possa degenerare. Guardi, signorina, siamo qui soltanto in via diplomatica, ok? Lei non faccia nessun... Oddio, sta parando tutti i colpi. Aspì, dobbiamo fargli una trappola. Una trappola? Con una bomba? All'interno del locale? Mi piace, fallo subito. Lo tiro? Vai! Vai di C4! E aspetta che chiudo la porta! Attenzione, non si chiude la porta! Scappa! Corri! Dove è finita la signorina? Oh no! È qui! È morta, per fortuna! Ok. E se la vuoi tenere in privato per le tue cose da pollo, tienila pure, te la regalo. In effetti è animale per animale. Animale per animale. Non è nemmeno considerata zoofilia, in teoria. Non lo faccia qui! Non lo faccia qui, per cortesia! Stiamo registrando! Ecco, lo tengo. Cosa sta facendo con... Ma... Le sta mettendo il viewster in bocca. Non... Ma... Lei è un criminale. Non lo sa che gli scoiattoli mangiano soltanto noci. Le metta le sue noci in bocca al massimo. Sì, certo. Non cocchi. Vabbè, immagino che la apprezzi lo stesso. Più grossi sono, più buone sono queste noci. Siamo pronti a svelare il segreto dietro alla ricetta dei Krabby Patty. Dobbiamo assolutamente scoprire qual è l'ingrediente segreto che viene inserito in ogni Krabby Patty. Però questa cassaforte non si apre. Credo di avere la soluzione. Ancora col... Ma sei un maniaco, sei un fottuto maniaco. Il tuo psicologo, spero che lo paghi bene, perché Dio mio, se non ha nessun effetto su di... Oddio! Si è aperto. Pensavo ci fosse un'esplosione. No, funziona a mo' di chiave. Quindi, ecco a voi la soluzione per i Krabby Patty. Dobbiamo assolutamente portare questo Krabby Patty originario, perché così questa è la vera forma di Krabby Patty un tempo, al nostro nascondiglio. E lei porti la papera, io porto lo stupido qui.
Andiamo. Chi è che sta salutando lì in fondo? Chi è lì in fondo? Sta chiedendo aiuto a qualcuno? Tutto disgraziato. Ti segno io, anzi, ma aspetta, ma chi sta chiedendo aiuto? No, non penetrarlo con l'uccello. Per cortesia, signor Po. Oh mio Dio! No, no, non lo faccio, non lo faccio! Mi sta avendo gli spasmi! Aspetti, provo a dargli una mano con mio SpongeBob! SpongeBob, vai! Scelgo te! Ma c'è qualcuno lì in fondo? Qualcuno che forse è venuto qui in aiuto! Ha chiesto tizio! Oh. Patrick? Oh. Non soltanto portare in giro il nostro amico SpongeBob. Non per torturarlo, non per seviziarlo, ma bensì perché gli vogliamo tanto bene, capisce? Quindi lei non usi le maniere forti contro di noi e noi non faremo nulla. Corri, corri, Luca, corri, corri, che sei distratto! Dai, sali! Andiamo! E sono infinite d'oltre! E c'è la bomba. Ah, c'è la bomba, giusto! Vai, vai di bomba, vai di bomba! Bye bye, motherfuckers! Dobbiamo scaricarlo. Dobbiamo partorirlo dalla stiva. Oh, oddio, perché sto fluttuando in aria. Oh, ok, ok, eccomi qua. Finalmente siamo arrivati. Questo piccolo bastardo ora soffrirà un sacco. Che dici? Andiamo, sì. Siamo pronti? Buttalo oltre il muro e lo raggiungiamo presto. Ok, prendilo. Sei tu il carceriere. Ora dobbiamo fargli patire le pene dell'inferno. Oddio, oddio, non fa... No, di cosa... Dovevi leggergli sui diritti prima almeno. Dobbiamo fargli un processo. Oh, oh, si merita un processo questo piccolo posto. Oddio, cosa ho fatto? Oddio, cosa ho fatto? Metti fine alle sue sofferenze. Sta ancora muovendo. Non voglio guardare, non voglio guardare. Non fai... Ok, sì, ma ora come facciamo a torturarlo? Dobbiamo procurarci un altro clone di SpongeBob. Porca miseria. Pollo, spicciati, procuraci altri cloni. Spicciati. Eccolo. Mio Dio, in un attimo ed è tornato. Ed è andato di nuovo. Ci serve un altro clone. Eccone un altro. Scommetto che ne hai presi 3x2 all'essere lunga. Vieni qua, mettilo qua dentro. Devi assolutamente fare un bel botto. Ok, perché sì. Ok, perfetto. Ah, premi il bottoncino, vai. Ok, pronti. Fuoco! Oh, che bello, è così aerodinamico, l'hai visto? C'è tua mamma, Espi. Come mia mamma? Ma mia mamma non è una balena. O forse sì. Vabbè, vediamo se ci sta. Vediamo se ci sta all'interno del cannone. Forse ho l'idea. Ma porca miseria, quanto pesa! In due. Ok. Vai. Vai, bravo, bravo. Ok, c'è quasi, quasi dentro. Spingila, spingila. Metti. Ci penso io. Fagli saltare il muso. Fagli saltare il muso. Oddio. Sta soffrendo. Bisogna far finire le sue sofferenze. Sparala, sparala, sparala. Ok, mi sa che è necessaria un'operazione chirurgica per risolvere questo problema. Non si preoccupi, la opererò io. Fatta, operazione compiuta. Non è stata nemmeno necessaria. Andiamo. Oh, me gusta mucho. Come funziona questa cosa? Ah, è quella cosa per i popcorn dell'ultima volta, giusto? Sì, sì, quella che li fa il burro. Sì, sì. Ah, spero che a SpongeBob piaccia il burro, vediamo. Oh, ti piace il burro, vero? Gli piace molto il burro. È esploso dalla gioia. Cos'è questa, una panchina per pensionati? Patrick, non è il momento della breakdance. Patrick, calma. Ok, perfetto. È comunque sotto l'effetto di droghe, quindi non si accorge assolutamente del dolore. Non preoccupatevi, cari telespettatori. È tutto sotto controllo. No, ma no, no, cosa fai? Non davanti a Patrick. Hai visto quanto è interessato Patrick? Vai di Patrick. Ottimo. Vai, vecchio pervertito in vestaglia. Vai. Ah. È esplosa la testa, benissimo. Adesso questa medusa, vai. Oh, yes. E manca SpongeBob, l'ingrediente fondamentale. Eccolo qua. Bravo. E anche Sally, perfetto. Vai, Sally. Ok, è andata. Yes. È atterrato direttamente sopra i glutei di Patrick. Oh, e questo? Oh mio Dio, cos'è questo aborto? Penso che sia, non lo so, la vespa di Ho premuto il pulsante sbagliato? Il piatto forte? Oh, perfetto. A questo punto però ci vuole un po' di condimento. Un po' di condimento esplosivo. Lei sa cosa intendo, signor Pollo? Espressione molto intelligente, signor Pollo. Oh, perfetto. Perfetto. Sì, quello non è SpongeBob. Quelle sono bombe. Sono bombe nucleari, per cortesia. Oh, Cristo! Ma perché un'altra volta? Perché? 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 Piano. Adesso butto anche lei dentro. Spero che anche lei non causi altre esplosioni. Oddio! Mi sa che sono finito dentro. Un'altra medusina. Poi un pesce con qualche cromosoma in più. Uno squalo. Ecco, vedi, non bisogna mettere pesci di razza differente nello stesso acquario. Poi si fanno male da soli. Ah, Cristo! Metti un po' di SpongeBob, giusto? Un po' di condimento esplosivo? Direi, no? Cosa? Che sta succedendo? Ma porca miseria, ma mai una volta che riusciamo a finire una ricetta?
cotto e mangiato.